Tutto il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Invece i collegiali si preparano a un fantastico viaggio in una delle zone archeologiche più affascinanti d'Italia. Bentrovati in un contesto assolutamente splendido. La gita ha come meta la città di Ostia, o meglio Ostia Antica. Questa Ostia Antica mi pare un po' vecchia, sinceramente, perché è tutto rotto, non mi piace a me. A me piacciono le cose moderne. Immaginate che questa sia Ostia nel 600 a.C. Ostia adesso è questo. Eccolo qui. Questa è Ostia adesso, giusto? Ostia è un palazzo scassato. Il nostro scopo, da storici, è quello di immaginare com'era la città. Sarà uno sforzo difficile, ma, attenzione, gli sforzi vanno sempre ricompensati. È per questo che trasformeremo la giornata di oggi in una gara didattica. È da lì che inizia l'attenzione, perché è normale. Dividiamoci in squadre. Squadra verde, io direi che potremmo iniziare da Lofaso, primo componente. E adesso vediamo una ragazza, Podeschi, Rubino, Cimbaro, Comelli e per finire Fiorella. Madonna. Perfetto. La squadra verde è buona. C'è Lofaso, c'è Cimbaro, se ne parla. Io invece sto là a dare morale, ad alzare insieme a Rubino. A fare, vai, muoviti! Squadra bianca, signor Casadei, è il suo momento. Mi dia qualcuno bravo in storia, che io non so nulla. Magenco, Russo, perfetto. Parziale, poi Sena. E per finire Cangiano. Beh, va da sé che siete voi i componenti della squadra rossa. Dai, voi avete Maria Sofia e Sara. Ma non sia Maria Sofia che Sara, dai. Ryan ha fatto delle squadre squilibratissime. Di là c'è la Sofia, c'è Edoardo. Tutti che sono bravi in storia, noi non sappiamo niente. La squadra che riuscirà a vincere nella gara finale sarà premiata con hamburger e patatine fritte. Allora, è l'unica chance e io questa chance non me la perdo. L'hamburger e patatine lo desidero dal profondo del cuore. E mi sta salendo tipo il brivido solo a pensarci. I'm coming, hold on. In che cosa consisterà la gara? In una competizione atletico-culturale. Io sto la parte culturale naturalmente sarà inerente a tutto ciò che dirò durante la breve gita a Ostia Antica, quindi l'importante è che vendiate appunti. Casadei, la vedo contento. È l'hamburger. È l'hamburger. Sarà un mese che non mangio hamburger e patatine. Seguitemi. Oh, raga, scrivete tutto quello che dice. Voglio vincere. La città viene fondata nel 620 a.C. È sotto il regno di Anco Marzio, re di Roma, quarto re di Roma. E sicuramente voi vi ricorderete qualche re di Roma. Lofaso, mi dica... Tutti quanti. Me li dica. Romolo, Numa Pompilio, Tullo Stilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio Superbo. Beh, direi perfetto. Vabbè, ma finché sono i re di Roma,